vorrei ritornare di nuovo al nostro simbolo. E leggere questa frase che lo caratterizza e che è la volontà di cambiare. Ora io vorrei dire che per cambiare non basta una sola persona o un gruppetto di persone, non basta essere bravissimi. Per cambiare dobbiamo cambiare tutti insieme. In questa campagna elettorale sono successe delle cose veramente nuove per me, che ho assistito da esterno a tante altre campagne elettorali. Io vi assicuro che in questi mesi e soprattutto nell'ultimo mese e anche adesso che ci stiamo avvicinando, mancano pochi giorni al 5 giugno, io devo dire che non ho trovato una sola persona di Sant'Agata decisa a votarci che si è avvicinata a me o a noi per dirci: sai, ti voto ma voglio questo, ti voto ma bisogna fare questo. Questo è un segno importantissimo, perché significa che il paese sta maturando, che la gente è cambiata e che la gente vuole cambiare insieme a noi. Non è una cosa normale. Io veramente volevo ringraziarvi per la fiducia che ci avete dato, per il modo anche delicato con il quale ci state vicini, cercando di non imporci niente, cercando di condizionarci. Questo è veramente un motivo di orgoglio, non solo politico, ma anche dal punto di vista dei rapporti umani. Non mi era veramente mai capitato un popolo, una cittadinanza così vicina dei ragazzi, ma anche così rispettosa del ruolo che devono assumere questi ragazzi. Questo significa che il cambiamento non avverrà soltanto il 5 giugno, ma sta già avvenendo e lo stiamo facendo tutti insieme. Lo stiamo facendo tutti insieme perché abbiamo iniziato a dare dei segnali tutti insieme, che sono dei segnali nuovi e diversi. Sono dei segnali nuovi perché bisogna ricordare che le cose non sono soltanto rose, non basta soltanto avere un buon programma, bisogna anche lavorare sui problemi. Ora, sicuramente la maggior parte di voi ha visto la trasmissione di Telemia. Ora, io non voglio dare un giudizio sulla conduzione della trasmissione, né sulle domande, che forse ero l'unico a non conoscerle prima. Però vi voglio dire che quando sono uscito dallo studio ero un po' confuso e mi sono chiesto: ma io in questi anni ho abitato a Sant'Agata o ho abitato ad Amsterdam, a Copenaghen, in Svizzera? Perché io ho sentito cascate d'acqua, paleoliche, autosufficienza energetica. Ecco, io penso che bisogna veramente confrontarsi con i problemi reali e non scrivere il libro dei sogni. E per concludere, io voglio leggervi la parte finale del nostro programma, che troverete anche in questa brochure. Proprio per dirvi come per noi questa è un'occasione storica per tutti. Per chi si candida, per chi vota, per chi osserva da vicino questo inatteso investimento sul futuro. Per questo la nostra voce deve diventare la grande voce di tutti i cittadini di Sant'Agata, che sono stanchi di tacere, di vedere mortificati i propri diritti. Il nostro sforzo quindi sarà lo sforzo di tutti quelli che vogliono rigenerare la nostra terra dalle paludi della crisi, con la forza delle passioni e delle idee, con lo slancio della morale che non cede ai compromessi, con l'integrità di una nuova etica del fare. Insomma, noi siamo stanchi e vogliamo essere diversi rispetto ai soliti modi di fare politica, le solite promesse, il solito modo di creare pettegolezzo e denigrazione. Io vi ringrazio ancora di essere stati qui stasera, aspettate per il buffet e per la brochure, e non posso dire quello che ha detto Adrian, e cioè: viva Sant'Agata e viva i santagatesi che hanno la libertà e la volontà di cambiare.